Come previsto ieri, il nostro re preferito e il nostro pinguino preferito arrivano finalmente in Smash. Aragorn e Pingu confermati. Scherzi a parte, appunto, King Dedede è stato riconfermato come personaggio del nuovo Smash. Questo è il suo artwork. Ha fatto molto bene. Soprattutto il pelo, i guanti e la, non so come chiamarla. La cintura che ha, soprattutto. C'era già una texture simile in Brawl, solo che non era così ben definita come in questo. Chiaro, questo è un artwork, quindi non rispecchia completamente il modello nel gioco. Molto simile. E naturalmente, essendo, beh, ci sono 11 nuove immagini che accompagnano questo personaggio, ossia quella sul Miiverse e le 10 sul sito ufficiale. E stavolta, non si è dimostrato troppo difficile, sono riuscito a replicarle tutte quante, quindi possiamo farci un'idea di com'è. Beh, devo ammettere che vedendo, beh, partiamo dall'immagine sul Miiverse. Vedendo solo questa immagine su Pilotwings, devo dire che ero rimasto un po' stranito perché sembra quasi il design che ha nel cartone, piuttosto che quello che ha nei giochi. Stavo dicendo, wow, si baseranno davvero sul cartone, quindi magari in italiano sarà doppiato dal tizio che lo doppia nel cartone. Ma questa è l'immagine che lo fa sembrare più un personaggio del cartone. E vedrete che DDD è un bel po' più espressivo in questo gioco. È un po' più, come dire, forse un po' più fedele al suo carattere nei giochi. Beh, più che nei, perché nei giochi per la maggior parte delle volte è un Esol per un periodo molto breve e dopo aiuta Kirby alla fin fine. Nel cartone è un Esol per tutto il tempo più o meno. E niente, questa è una delle sue provocazioni con Kirby. L'ho replicata in Brawl, che ho ottenuto per errore. Per caso, un'espressione divertente di Kirby. Ma è sempre quella che si gira su se stesso e poi si dà uno schiaffo sullo stomaco. È tale quale più o meno. A parte che in Brawl era più ah, l'espressione, qui è un po' più qualcosa del genere. Sarà perché gli dà più espressione il cappello che fa sembrare gli occhi come se hanno espressione, ma magari è solo una mia impressione. Passando poi alle immagini sul sito smashbrothers.com, Sakurai aveva detto nel post del Miiverse appunto di andare sul sito a vedere le espressioni di DDD, e infatti questo update, le 10 immagini sul sito sembrano concentrate sull'espressione di DDD in questo gioco e su come sono migliorate, per così dire. Beh, non saprei bene da che immagine partire, potrei partire da questa. Questa è una posa che fa quando sta fermo per un po'. DDD praticamente appoggia il martello e si schiaffeggia un po' lo stomaco. Non sa cosa ha col suo stomaco, ma è tipo colpiscimi qui o roba simile. Stessa animazione che aveva in Brawl. Appunto, forse è un po' più un po' più malvagia l'espressione, ma si fa per dire. Un po' più provocatrice l'espressione, forse. Poi abbiamo il suo attacco aereo standard, che praticamente apre braccia, allarga, cioè si allarga il più possibile, non so, apertura alare del pinguino, roba simile, mentre cade con Kirby. È pressoché identica su Brawl. L'unica differenza che noterete, beh, a parte l'espressione, magari sono io che la vedo con l'espressione un po' più maligna, ma a parte l'espressione, è il fatto che Kirby l'ho voltato di là. Questo perché Kirby, quando cade voltato verso sinistra, non si vede in volto. La solita storia di Sakurai che inverte le animazioni per qualche motivo. Quindi, per avere una cosa simile, l'ho girato in modo che si vedesse il suo volto mentre cade. Un'altra espressione è questa, con le stellette attorno alla faccia. Questo immagino che sia la sua animazione quando gli si rompe lo scudo, a meno che non hanno introdotto un nuovo status, lo stordimento o roba simile. Questo dovrebbe essere l'animazione di quando gli si rompe lo scudo. E questa è molto diversa da quella di Brawl. In Brawl semplicemente è un po' stordito, un po' triste e appoggia il martello a terra. Qua sembra che gli è andata un'espressione personalizzata per quella situazione. Con due lineette al posto degli occhi. Roba simile. Un'altra cosa che ho notato, beh, in questa immagine, boh, non mi piace molto quella specie di linea bianca attorno al pelo sul suo accappatoio, sul suo costume.
È una cosa che c'era già in Brawl ed è per rendere l'illusione quando ho visto da lontano che ci sia tipo uno strato di pelo o roba simile molto sottile. Mi spiace un po' che ci sia, ma è proprio una cosa minima perché non si nota mentre si combatte. Immagino che fare le animazioni del pelo singole sarebbero un problema per il framerate del gioco. E un'altra cosa è che le stelline, vi ricordate che quando c'è stata quell'immagine di Marth che aveva rotto lo scudo a Mega Man c'erano le stelline? E avevo detto che erano le stelline Capcom o roba simile, quando un personaggio viene stordito in uno dei giochi di Capcom. Ma DDD non è un personaggio Capcom, quindi non so perché le abbia. Forse non erano le stelline Capcom, forse sono stelline che hanno più o meno tutti. Poi abbiamo questa faccia malvagia di DDD che attacca l'abitante. Pensavo che fosse una sua provocazione, ma in realtà credo che sia l'ultimo colpo della sua combo standard, ossia quando fa ruotare il martello all'infinito. La posa è la stessa, l'espressione è molto meno strana. Qui è più DDD che cerca di essere violento in Brawl, mentre in quello nuovo è DDD che cerca di essere maligno. Non so, magari non lo è, magari Sakurai l'ha preso proprio mentre chiudeva gli occhi, una roba simile. Ma le palpebre di DDD si chiudono in diagonale in Brawl, mentre qua si stanno chiudendo in orizzontale. So che sto esagerando con l'analisi, ma io credo che sia questo, solo con un po' più di cattiveria da parte di DDD. Poi abbiamo due immagini separate in cui DDD sta facendo la stessa mossa, ossia il suo martello razzo, insomma, quando carica il martello. Può caricarlo all'infinito, però se lo carica troppo subisce danni. E più lo carica più è potente. La prima è sullo scenario di Galaxy e boh, sembra quasi rosa di colore, immagino che sia l'effetto Galaxy, ma potrebbe anche essere il suo costume alternativo rosa che ha anche in Brawl. Qua si vede da vicino il suo volto, sembra quasi guardare il giocatore mentre lo fa, vero? E ha delle gocce di sudore sul volto che sono un bel tocco, secondo me, un tocco di classe. Sembra quasi guardare il giocatore e dire, please, rilascia la mossa, sto soffrendo. E l'espressione di DDD in Brawl era molto più blanda, se vogliamo. Era un misto della sua espressione di violenza solita. E ogni tanto chiudeva gli occhi, ma non c'era sudore, non c'era nessun altro tipo di espressività, non importa quanto tempo si tratteneva la mossa. E la stessa mossa viene usata in un'immagine un po' più dinamica, in questa qui dove DDD si prepara ad attaccare Fox, e mentre Fox usa il fuoco Fox. Ed è la stessa espressione, c'è anche il sudore che si vede se guardate bene. È una bella immagine. E ho simulato anche questa in Brawl, così potete vedere la differenza nell'attacco, nell'espressione di DDD, anche nella qualità del fuoco di Fox, se volete. Poi abbiamo questa immagine di DDD che atterra fra Fox e Linkarton e li sbatte via. Questa è probabilmente l'attacco con più differenza nell'espressione, perché in Brawl era molto normale, no? Semplicemente atterrava e le due stelline partivano e basta. Nel nuovo Smash è più un soffrite, roba simile. Boh, c'è più enfasi, insomma, nella sua espressione. Poi abbiamo una specie di mini storyline con queste due immagini. DDD che ozia a terra, questo è una sua. Non è semplicemente, se vi abbassate con DDD, questa è la posa che ottenete. Con la Wi-Fi Trainer che lo guarda. E ho detto mini storyline perché dopo c'è il seguito di lei che lo fa alzare, gli dice di smettere di essere pigro, con una bellissima espressione di dolore da parte di DDD. DDD, mamma mia, troppe DDD. Ho emulato la storiella usando Fox perché ormai la Wi-Fi Trainer non c'è in Brawl. È più o meno simile. L'espressione di dolore è un po' differente, qui chiude un occhio. Non so neanche se ho azzeccato quella giusta, perché penso che ogni personaggio abbia due espressioni di dolore, ma boh, continuavo a ottenere questa, quindi potete vedere le differenze. Preferisco che i suoi occhi si allargano un po' invece che restringersi come in Brawl.
E anche se DDD non fa esercizio, alla fine he gets all the bitches. queste sono le immagini con King DDD, Peach e Zelda. Tutte e tre stanno facendo una provocazione di DDD, è la solita. L'ho emulata nel meglio delle mie possibilità. Zelda non si inchina abbastanza in Brawl per toccare la testa di DDD, quindi mi sono dovuto arrangiare con quello che trovavo. Comunque è stato divertente cercare di emulare tutte queste immagini. Non so cosa ne pensate, pensate che sia espressivo abbastanza rispetto a Brawl? Siete contenti che sia tornato? Sperate che alcune delle sue mosse siano diverse? Pensate che il suo speciale laterale sarà ancora il lancio del Waddle Dee o che Waddle Dee, magari quello con la lancia, sarà giocabile, visto che non è mostrato qui? Aspetto le vostre opinioni e alla prossima, al lunedì prossimo con il prossimo Sakurai. Bye bye. RIP!